Quando inizia la leggenda di Carl Fogarty? Quando, dove e perché? Al Tourist Trophy? In che pista? In che anno? Non lo so. No, sicuramente al Tourist Trophy. In che anno? Beh, io ho vinto con una Honda, ho iniziato a vincere con una Honda. Forse, in che anno? Nel 90, era il 90, avevo una Honda. E vinci tutte e due le gare al Tourist Trophy, pioveva con una violenza incredibile, record l'anno dopo, con la Yamaha. L'anno dopo feci il record assoluto che è rimasto per 7 anni. E dove l'avevi presa la Yamaha? Beh, no, avevo un accordo che mi permetteva di correre con più moto nella stessa stagione. Beh, io ho iniziato a correre con la Ducati nel 93, però erano 88 e sono cascato tante volte, ero troppo giovane e stupido e senza esperienza. Io persi il mondiale con l'888 quando cancellarono l'ultima gara e vinse Russell. Era impossibile correre in Messico. Beh, io persi comunque, non per quella gara. Cascai troppe volte quell'anno. Avevo 20 punti da recuperare. Russell non era male in quella stagione. E poi finalmente si arriva al 94, la stagione che ti ha consacrato. Beh, io vinsi la prima gara, ma poi mi feci subito male. Mi feci una frattura e dopo andò avanti Falappa. Albacete, io andai a vincere e Falappa purtroppo ebbe il terribile incidente. Cosa ne pensi di Falappa? Era velocissimo, aggressivo, era veramente un grande pilota. Passava troppe volte il suo limite, però cascava spesso. E poi sei riuscito a vincere il primo titolo mondiale dei quattro con la 916. È lì che inizia la storia vera di Carl Fogarty. Assen, quando è stata la prima vittoria? Nel 98? Mi ricordo, con Chili, sì, qualcosa, mi ricordo vagamente, sì. Era arrabbiato lui, mi ricordo che era arrabbiatissimo, non so perché. Beh, la sua moto andava più forte della mia. E quindi nel 98 andammo a Sugo. Quanti punti avevi? Non me lo ricordo, 5,5 punti di differenza, da Kortzer e Slide. Fu una finale incredibile. Che è successo in Sugo? Beh, Slide secondo me andò in cortocircuito la sua testa. Purtroppo Kortzer si fratturò e io vinsi il mondiale. Facile? Mica tanto facile. Fu l'anno terribile il 98. Io volevo vincere il campionato. Io volevo vincere il titolo a tutti i costi, però Chili aveva la moto migliore. Poi. Se tu tornassi indietro, sceglieresti la Honda o la Ducati? No, no, Carl Fogarty deve solo ringraziare la Ducati. Carl Fogarty è Carl Fogarty per la Ducati. Mi sento legato alla Ducati. La Honda non ti ha dato quindi grossi risultati? Beh, no, io voglio cambiare stupidamente per il denaro. Ho buttato via un anno per nulla, se no ero 5 volte campione del mondo. La moto non si adattava al mio stile di guida
Io stavo lì a lottare per il quinto, sesto posto e per me era una frustrazione terribile, perdevo sempre la ruota posteriore. È stato un anno tremendo. E sono tornato subito in Ducati, ho cambiato poco e due anni dopo ho ripreso la mia moto e ho ripreso a vincere. Kuczynski è l'unico che ti ha battuto? Nel 97 io ero in testa al campionato, avevo un sacco di problemi con l'iniezione, sono cascato un sacco di volte, fu una stagione tremenda, cascai a Brands Hatch in Australia e in Spagna e in Giappone e persi così il campionato. No, però guidava bene, Kuczynski guidava. Prossimo anno tornerai? Beh, sto cercando di mettere il budget necessario per riportare l'MV. È molto difficile, però ci sto provando. Vorrei tornare. È una moto talmente famosa, molto bella, veloce, tutti la vorrebbero di nuovo in pista, però bisogna trovare il budget, è dura, c'è tanta gente interessata, ma per ora non ho il budget. Per i piloti non c'è problema, quando hai i soldi i piloti arrivano, quando hai i soldi e la moto i piloti arrivano, io me lo ricordo.